Ciao Sandis, sono Simone. Ho visto che cercate sempre storie e personaggi particolari. Io avrei una mezza idea di un bel personaggio che ha fatto un gran percorso con l'arrampicata. Poi ne parliamo magari a quattro occhi qua in Valmasino. Passate al Bar Monica che vi spiego un po' le idee. Un salutone, ciao! Bene. Sì. Solito poco casino, poco lavoro. L'uomo va al suo destino. Action. In action. Che cazzo devo dire? La ricerca di Daniele iniziò dapprima proprio sulle linee più evidenti dei sassi che sul granito sono spesso gli spigoli. Diciamo che il merito di Daniele è che ha cambiato totalmente l'inclinazione del granito. Ha scoperto il granito strapiombante. Dovete immaginarvi che io andavo al Bar Monica o qualsiasi bar di San Martino dopo magari aver fatto delle scensioni di Codimello e parlavo soprattutto con Cuba così. Ma lo sapete che c'è un ragazzo che sta là sotto tra i sassi, neanche sul sorbetto, sui sassi laterali ed è 20 giorni che ha messo la tendina lì che prova e mille volte lo stesso passato. Ma almeno dico alla ragazza, no, sono tutti. Beh, mi ricordo le prime volte che veniva a Sassore Meno, era proprio un personaggio staccato dalla norma, tra virgolette, degli altri, cioè aveva tutto un suo modo di fare, una sua flemma, era proprio un tipo particolare, penso che anche adesso sia un tipo particolare. Quando io ho cominciato a frequentare la valle, Daniele già non c'era più, Val di Mello, e le sue vie per me sono state un mondo molto particolare, molto importante, che sembra strano dirlo, però hanno dato un grosso contributo a quella che è stata la mia arrampicata. Io e gli amici della mia generazione eravamo, che era la generazione successiva a quella di Daniele, eravamo casinisti, eravamo più inebriati dal sassismo, dalla vita hippie, dal non allenarsi, dal ubriacarsi, andare a scalare la mattina dopo e far vedere che era tutto sotto controllo. Diciamo che non era quello che era Pigoni. Pigoni si è proprio invece dedicato totalmente a se stesso e al suo percorso, un percorso che poi dopo la fine dell'arrampicata è andato avanti in un altro campo, nel campo del restauro, nel campo artistico. Ma diciamo che forse era un percorso che già c'era nella sua fase arrampicatoria. Oh.
E perché il Pigoni non viene ricordato? La sua figura che in qualche modo è stata importante, perché stiamo ripercorrendo un pezzo di storia dell'arrampicata che è stata abbastanza segnante. Chiedi la persona meno indicata. Mi faceva impressione questo ragazzo, io ero più grande di lui, questo ragazzo che si rifugiava nelle ombre del Sasso Remenna, stava lì 20 giorni per fare un passaggio. Nessuno lo conosceva, e per forza nessuno lo conosceva, sarei rimasto sorpreso del contrario. No? Come fa a essere conosciuto uno che arrampica nelle zone d'ombra, nel posto più umido, più freddi, perché magari era lì d'inverno, perché così appiccicava meglio. Poi facevamo anche una arrampicata stranissima per noi, che adesso è molto attuale. Cioè, tu devi fare il sasso, parti in piedi, invece di partire in stiva. Già questo per noi era, ma mettiti in piedi sulle gambe, che è molto meglio, no? Quando io ho cominciato a frequentare la valle, Daniele già non c'era più, Val di Mello. Adesso che ho cominciato a scalare un po' assiduamente il Sasso Remenno, era intorno al 94-95. Quindi il Sasso Remenno era un po', tra virgolette, il ripiego quando le pareti della Val Masino o non erano possibili scalare perché magari erano bagnate, oppure arrivavi al tardo pomeriggio, scalavi un pochettino di arrampicata sportiva per poi il giorno dopo affrontare le pareti. Però pian piano quel mondo che poi aveva creato Daniele al Sasso Remenno e non solo, mi ha incuriosito, ho cominciato a scoprire una storia dell'arrampicata sportiva qui in valle. Io quando penso alle vie di Daniele, sono delle vie, le ho sempre pensate come un microcosmo piccolissimo. In Daniele le vie si riducevano a 10 metri, io ho sempre visto le caratteristiche artistiche. Già allora le vie che ho scoperto sue, c'era già quell'impronta. Su un sasso aveva quella determinata serie di appigli che portava una linea logicissima, uno spigolo piuttosto che uno strapiombo, piuttosto che... Era un'innovazione grandissima nel piccolo, no? In Daniele c'era questa ricerca, no? E anche in quelle vie, come Spirit Walker, come Flow Brooker, gli appigli che aveva creato sono degli appigli artistici. Su Spirit Walker invece nel passo chiave c'è questa conchiglia famosa che è la dannazione di tutti quelli che provano sta via, che è fatta con una resina sperimentale, cioè quella ricerca che ha avuto da giovane sulla roccia poi l'ha riportata in un altro campo che era l'arte, ed è incredibile questa connessione tra i due mondi, no? Purtroppo non dovrei avere qualcuno dei suoi disegni originali. Secondo me questi li ha fatti lui. Queste sono ancora tavole sue, credo. Sì, sì, la scrittura è sua. Sì, vacca già vacca. Questa è la salita al Seracco del Pizzo Palù. No, ho fatto dei bei lavori. Ma infatti il Cookie mi ha detto che apprezzava in modo particolare un suo disegno, ma ha detto anche il nome. Ecco la firma. Mi guarda che c'aveva già la firma tipo sì, Polar. Sì, DP inserito dentro. Eccoli qua. È vero. Molto naif a volte. Con tutte le linee. Guerini. Guerini a precipizio il Bosca che arriva nella famosa gara, Bosca, la gara a salire Oceano Irrazionale. Meno male che non era. Che non erano illustratori. Queste qui c'era una storia legata alla. Adesso non dico. Però uno come questo qui è molto bello, cioè. Quindi poi tutti righine. Fatti da Daniele. A china, sì, sono tutti suoi. Originali. Volevo dire questa cosa, che lui non aveva fatto una guida. È lì. Una guida. Qui c'è tutto, eh? Qui c'è tutto.
guarda, eccola qua, Petrucca, Bigoni 87. Si vestiale, metti il piede dentro sto guarda, sto buco. Dimmi vado, eh. L'arrampicata è servita comunque a sviluppare qualcosa che era già in me. Io l'ho sempre sentita come parte di un percorso che ho vissuto in modo più o meno inconsapevole. Poi man mano che andavo avanti, che crescevo, alcune cose le ho capite un pochino di più. Diciamo che ogni momento ha la sua materia. Quando arrampicavo si era questo confronto con questa materia, ai miei occhi immutabile, che era la roccia. In quel momento non stavo cercando nulla, ma stavo provando comunque delle sensazioni che avrebbero necessitato di molto tempo prima di capire esattamente cosa significassero. Ah, ah, ah. Sensazione sulle prese è un piede qua, ok, ma ci sono sinistra, destro. Ok, we got it. Oh yeah.
Hey, ciao ragazzi, sono passato da Simone giù al bar prima di partire e mi ha detto c'è un'altra via di Daniele che potrebbe interessarci. È una via che Daniele ha aperto nell'88. Si trova in un terreno privato in cima a un dedalo di sassi di Torre Menno, zona Sasso della Polenta. Mi ha detto che ai tempi ci furono dei problemi col proprietario del terreno che aveva recintato tutto col filo spinato. Una strana vicenda con dei risvolti anche un po' macabri. Di recente però Simone è riuscito a provarla in maniera abbastanza assidua. Al tempo Daniele l'aveva data 8B, però Simone pensa che potrebbe essere ben di più. E poi se ci pensate, nell'88 non è che ci fossero tante vie al mondo ad avvicinarsi all'8C. In quegli anni infatti mi viene in mente appunto Wall Street, il primo 8C al mondo che ha salito Gulich nell'87. Chissà mai che a Remenno non ci sia il primo quasi 8C della storia. Ciao!